Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo a Sabaudia un'altra volta. Mare abbastanza calmo. Abbiamo, si presenta qui davanti, nei primi 7-8 metri c'è un canale, subito dopo lì una secca. Dietro abbiamo un altro canale che non è troppo largo, arriverà al massimo 80 metri, quindi possiamo pescare dentro ben tre canali oggi. Di esca abbiamo un sacco d'arenicola, abbiamo del coreano. Adesso prepariamo le canne da pesca e iniziamo a pescare. Tanto per raccontarvene una, Claudio, oggi abbiamo fatto un'ora e mezza di macchina per arrivare qui, si è dimenticato i mulinelli a casa, quindi pescheremo con una canna da pesca per uno. Volevo fare pubblicità alla campagna vaccinale contro il Covid. Io ho fatto tutte e due le dosi, sto benissimo ragazzi. Vacciniamoci così questa storia finisce al più presto. Là in fondo abbiamo il circeo. Oggi si vede. Tanto è arrivato Claudio che per pagare pegno dei mulinelli è andato a prendere le birre al bar. Adesso montiamo il campo e cominciamo a pescare. Allora ragazzi, volevo parlarvi un attimo della montatura. Ho messo un piombo da 3 unci e ogiva, eccolo qui. Il bracciolo di sotto l'ho fatto lungo 120 circa, poppato. Ci ho messo un bel coreano, ci ho messo poppato del bianco. Di solito questo si mette nel lamo superiore, l'esca poppata. Invece io ho fatto al rovescio, metto l'arenicola a fondo sul bracciolo alto e l'amo poppato sotto, di modo che così cosa succede? Che l'arenicola, anche senza pop up, con poca corrente che c'è con questo mare calmo, già c'ha un po' di mobilità sul fondo e si muove, è attrattiva. Lanciamo e vediamo un po' come va la giornata. Ragazzi, appena lanciato, stavo mangiando un panino, la canna ha iniziato a vibrare. Non era una gran mangiata, però stiamo cercando le prede del beach ledgering che siamo in questa stagione. Sembra arrabbiato il pesciolino, eh? Siamo arrivati, gli ultimi metri di recupero, eccoci qua. Probabilmente marmora, perché no, leccia stella, ha mangiato sull'amo di sotto quello poppato, ha mangiato profondo, vediamo se riesco a slamarla. Comunque bellissimo, sono arrivate, vediamo, ha mangiato nello stomaco, devo prendere le forbici. Niente, la volevo liberare la leccia, ma quando l'ho messa in acqua ha spanzato, quindi l'ho ripresa e l'ho messa nel secchio. Rilanciamo e vediamo se la fortuna continua ad assisterci. Sto lanciando corto, intorno ai 40-50 metri, non di più, perché c'è un bellissimo gradino della secca e sto provando a pescarci a ridosso. Ecco, questo magari è andato un po' più lontano di 50-60 metri, però ci proviamo uguale. Dai regà, primo lancio, primo pesce, promette bene la giornata, vediamo se sono le ultime parole famose. Dai! E grande Claudio Scappotta, anche lui al secondo lancio, una bella leccia stella, questa è proprio bella.
Allora vedi. Sì, è proprio al... E se ci vuole fermare. Eccola qua. Bellissima, ha mangiato fuori bocca. Dai, rilanciamo e andiamo avanti a vedere come procede. Per il momento sembra che vogliono mangiare i pesci di galla, quindi tra un po' inizieremo a mettere tutti gli ami sgallati. Intanto inneschiamo mezzo coreano e rilancio anche io, che ho recuperato la canna tutta impicciata. Intanto sto cambiando il trave e poi mi ripulisco quello impicciato. Nel mezzo coreano metto, tanto se stanno le lecce a stella, questi pesci di galla non serve essere generosissimi con l'esca. Sono attratti già dal colore del flotter, se ci trovano qualcosa da mangiare vicino, ci si attaccano, basta anche qualche bigattino, non so se... Uso la parte più cicciona del verme e non vuole girare. Ecco. Per la leccia basta un inneschino piccolo così, ci mangiano anche le lecce di generose dimensioni. Lanciamo e rivediamo. Ragazzi, sono più di 2 ore che siamo in pesca, sono uscite solo quelle 2 lecce stelle che sono uscite i primi 2 lanci proprio. Adesso proviamo a cambiare spot, ci riavviciniamo verso casa, torniamo a pescare a Torbaianica, che magari ora che arriviamo la marea è un po' salita, anche perché adesso siamo sul punto minimo di marea e magari qualche marmora inizia a mangiare. Poi stando più vicini a casa magari riusciamo a pescare quella mezz'ora in più. Ragazzi, ci vediamo a Torbaianica. Ok ragazzi, siamo arrivati a Torbaianica, 1 ora e 40 ci abbiamo messo, che sulla pontina c'era un casino. La smania era tanta e ho già iniziato a pescare. Ho lanciato la prima canna. Il mare è più calmo, c'è meno vento, abbiamo il canale che butta acqua, quindi richiamo. E niente, adesso metto la telecamera e vediamo come evolve. Intanto Claudio sta preparando, ci sono dei ragazzi che fanno il bagno, speriamo che non stiano troppo tempo. A tra poco ragazzi. Raga, il cambio spot già inizia a dare i suoi frutti. Claudio, una gli è scappata e una l'ha presa adesso. Bellissima marmora. Sono le 6 del pomeriggio e già magnano. Buono. È Slamata, sganciata, vai grazie. nel secchio, bella. Vediamo, molto pesante, molto pesante. Vediamo, ecco, è diventato molto leggero. No, ci abbiamo pesce in canna, è anche qualcosa di interessante. Speriamo che ci segui fino a sottoriva. Ci siamo quasi, intanto l'elicottero si è spostato. Questa canna lancio parecchio lontano, ci vuole tempo alla fase del recupero. Pesce lo vedo, sembra il recupero, viene come quasi come una guglia. Abbiamo una leccia stella e basta, solo una leccia stella, però è una bella leccia, bellissima. Il cambio spot ha dato i suoi frutti, ancora li sta dando. Adesso via nel secchio e questa ce la facciamo all'acqua pazza insieme a quell'altri. Però la cosa strana è che ha mangiato sull'amo senza il pop-up, mentre sotto abbiamo il pop-up, ci abbiamo. Eccoci qua. Vabbè, ma lo sapete che vi dico? La metto nel secchio perché è bella. Vediamo un po', Claudio ci ha avuto una mangiata. Vediamo un po', sì. Attenzione, sta recuperando la lenza. Prego. Vai, regala dall'altra parte, va. Vediamo, siamo negli ultimi metri, è uscito lo shock leader. C'è pesce, marmoroni! Esagerato, oggi Claudio ci fa lezione di pesca, ci fa. A lezioni di pesca con Claudio. Bella, farà 30 centimetri, bella sì, cazzo.
Ok, adesso rilancio. Siamo entrati nella fase notturna, non so se si veda qualcosa, io il video lo faccio lo stesso. Sì, mi sembra che si vede. È stata una spiombata sulla canna. Vediamo, ma se ne sono slamate tre in tre recuperi consecutivi. E anche adesso sembra... No, adesso c'è. C'è e tira pure. Ci avviciniamo all'acqua, ho perso il conto dei giri, attorno ai 140, era un bel lancio. Provo a girare verso il sole, vediamo se si vede meglio. Sente vibrare. E tira. Ok, c'è. Che non si slami. Tira, parte, tira. È una bella marmora avvelenata. Che marmorone! Bellissima! Supera i 30 cm tranquillamente. Evviva! Negli ultimi 45 minuti hanno rimosso una rete. Sempre i soliti con le reti. Eccola qua, bellissima marmora. Dai, regà, dai! C'è anche un morso questo pesce addosso, vedete qui, se è stato aggredito da qualche predatore. Ok, andiamo ad aggiungere al bottino della serata, che è la più grossa, Cla, guarda. Sì, guarda. Guarda. Ma pagami che bello come tirava. Pure qua si è attaccato qualcosa. Buono. Aspetta che rilanciamo subito. Vediamo se qui c'è qualcosa oppure... Sembra che anche qui ci sia qualcosa. No, no. Qui cambiamo solamente il verme, ragazzi. Non vi annoio con il recupero. Allora, ragazzi, che dire? Cambiare spot assolutamente ha pagato oggi. Da Sabaudia ce ne siamo andati dopo 2 ore e mezza abbondanti che avevamo preso una e ciassella per uno. Mentre qui le catture non sono mancate. Anche le catture particolari. A mare piatto, su un fondale basso, completamente sabbioso, è uscito un bel sarago. Un sacco di belle marmore, qualcosa di piccolo che purtroppo nella fase di slamarlo è morto e quello lo useremo per fare il brodo. Salutiamo Claudio con la luce accesa che non si vede, eccolo. Ciao. Ragazzi, un saluto, grazie a tutti per le iscrizioni, grazie, siete meravigliosi. Alla prossima, al prossimo video, dai! Bello, lo spengo? Sì. Ragazzi, una cosa ancora più importante dell'esito di una buona pescata: non lasciare mai niente sulla spiaggia, non facciamoci passare per quegli zozzoni che lasciano le scatole dell'arenicola, le birre sulla spiaggia finita la pescata. Dopo la pescata l'unica cosa che deve rimanere sulla spiaggia di noi sono le nostre impronte. Buon mare a tutti, dai!